Un fronte delle democrazie in competizione planetaria con quello delle autocrazie, Cina in testa e Russia di sfondo, ma che non vuole trasformare questa sfida in un conflitto. È l'immagine che il primo vertice G7 dell'era Biden e del post-pandemia prova a dare di sé. Chiuso ieri a Carbis Bay in Cornovaglia, il vertice G7, dominato, come ha spiegato il Premier Draghi, dalla questione dell'atteggiamento da adottare con la Cina e le autocrazie che usano la disinformazione e social media, fermano gli aerei in volo, rapiscono, uccidono, non rispettano i diritti umani e usano il lavoro forzato. Pechino deve iniziare ad agire con maggiore responsabilità, dice Biden, ribadendo di non volere un conflitto con la Cina. Commentando il vertice del G7 in corso in Cornovaglia, la Cina ha affermato oggi che sono finiti i tempi quando un piccolo gruppo di paesi poteva decidere i destini del mondo. I giorni quando le decisioni globali erano dettate da un piccolo gruppo di paesi sono finiti da molto, ha affermato un portavoce dell'ambasciata cinese a Londra. Tensioni che si sono placate comunque grazie al compromesso raggiunto su Pechino. Si apprende infatti da fonti diplomatiche europee un'intesa su un testo meno duro rispetto alla proposta degli Stati Uniti.